Allora, oggi andremo a vedere un altro importantissimo principio della fisica quantistica, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Però consentitemi di partire da questa foto storica scattata nel 1927, e qui era novembre, fino a ottobre, novembre, insomma, beh, di quell'anno lì. E c'era, come da pochi anni, quei congressi di Solvay, perché Solvay era stato il mecenate, come dire, che, insomma, come dire, pagava, offriva questa possibilità ai fisici, in questo caso, di incontrarsi almeno una volta all'anno. E in questi convegni, quindi un po' i convegni, no? I simposi, non so come li chiamiamo oggi, diciamo, per dare un'idea, in cui ognuno di loro relazionava. Pensate che in questo particolare convegno Einstein non ha presentato una propria relazione, ma insomma stanno dei, diciamo, negli archivi storici si è appunto preso atto di come si sono svolti. Lui dice che prendeva appunti come fosse uno studente qualunque, cioè, quindi ha ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi degli altri che si sono susseguiti. E in questa foto c'erano, dicevo, praticamente un po', quindi questo congresso era per loro praticamente una trentina di persone, non di più, che erano chiaramente ognuno semmai accompagnati dai propri collaboratori, ma sostanzialmente questa foto è importante perché racchiude, come dire, un po' veramente le migliori menti della fisica di quel tempo. E anzi, aggiungo, in pochi periodi storici è capitato, come dire, una concentrazione di menti così brillanti tutti messi insieme. Insomma, qui scorgete un'unica donna presente al congresso di Solvay, che era Marie Curie, no? Peraltro ha preso due premi Nobel, uno insieme al marito, poi defunto qualche anno dopo, sia per la chimica che per la fisica, ecco perché era presente qui, che insomma era veramente una mente brillante. Però, se pensate al contesto di quasi 100 anni fa, quindi nel 1927, una donna che potesse, insomma, essere, come dire, una ricercatrice, insomma, dire, probabilmente fino agli anni 70-80 del secolo scorso, già era una rarità che ci fossero donne che facessero ricerche. Immaginate cosa potesse essere nei primi anni del XX secolo. E dicevo, qui stanno concentrate veramente le maggiori menti, insomma, non li conosco tutti, anche per esempio questo qui è Niels Bohr, ovviamente Einstein, insomma, in qualche altra cosa non so se l'ho messo sotto. Eccoli qua, i nomi messi in fila, che l'ho ripreso chiaramente da qualche didascalia che ho trovato pure io. Insomma, stanno Compton, di cui pure abbiamo studiato l'effetto Compton, insomma, stavano, e Heisenberg, quello di cui parliamo oggi. Quindi, per dirvi che stavano veramente Schrödinger, quello del gatto, abbiamo visto in un'altra lezione, cioè veramente stavano tutti lì, cioè le migliori menti della fisica. Va bene, torniamo alla fisica vera e propria, per parlare appunto del principio di indeterminazione di Heisenberg. Beh, questa è un'altra di quelle cose che Einstein non digeriva, cioè questo, un po' ne abbiamo parlato, di quel concetto deterministico che aveva caratterizzato la fisica da sempre, e quindi ecco perché lui l'ha avversato, molto, e anche vi ricordate quella frase che pronunciava, no? Dio non gioca a dadi, quindi cioè come a dire che non può essere che ci siano delle cose, diciamo, nel sistema reale, nella realtà, che vada a caso, in particolare le particelle, sta roba. Questo principio di indeterminazione pone un altro aspetto, diciamo, come dire, importante, e cioè
Quando una particella si muove, immaginiamo un elettrone, una qualunque altra particella elementare, ovviamente, qua non. Però è come, diciamo, sta cosa c'è un'analogia, poi vi farò un esempio anche, come dire, insomma, di cose più macroscopiche, ma solo per capire, sia chiaro. E cioè, qual era il problema? Cioè, se una particella si muove, che cosa ha ipotizzato, insomma, e poi si è visto che era un principio assolutamente valido della fisica, che andava, nascendo in quegli anni. E cioè che quando una particella si muove, non riusciamo a stabilire con certezza posizione e velocità. Mi spiego meglio. Se andiamo, come dire, a vedere la posizione di un oggetto, non riusciamo a darne la velocità. Al contrario, se riusciamo a stabilire qual è la sua velocità, non riusciamo a dare invece la sua posizione. Cioè, come dire, in un concetto quantistico, per una particella o diamo l'indicazione della sua posizione, ma non riusciamo più a darne la velocità, o viceversa, cioè se vogliamo vederne la velocità, non riusciamo più a dire qual è la sua posizione. Questo si è tradotto, vedete, in questa formula, ok? Delta x per delta p. Allora, delta x indica la variazione di posizione. P, insomma, noi l'avevamo vista, credo, l'anno scorso, la quantità di moto. Questo è indicato con la lettera Q piccolo, anche con la P, dove la quantità di moto di un corpo è data dalla massa per la sua velocità, quindi m per v. Ecco perché la variazione della quantità di moto non è che varia la massa, una particella, quella è la sua massa. Quindi evidentemente cambiare la quantità di moto significa cambiare la velocità. Dice, questo prodotto, quindi delta x, è maggiore o uguale di h segnato, che è la costante di Planck, fratto 4π greco. Questo, insomma, dall'inizio, questa relazione, che è la base del principio di determinazione, ma ha tutto appunto un ragionamento di tipo quantistico, che è esattamente quello che accennavo prima, cioè o conosco la posizione di una particella e non posso conoscere in maniera accurata la sua velocità, o viceversa, conosco la velocità ma non la sua posizione. Qual è, diciamo, non so se l'ho messa qui la foto, no, non credo, però me la vado a ricercare. Vedete, il modo migliore per, come dire, contestualizzare, non è che valga il principio di indeterminazione di Heisenberg, per un corpo, come dire, in movimento, però rende un po' l'idea questo esempio. Vedete, qui è stata scattata una foto che poi vi do una staffetta, insomma, sarà tipo quelle 4x4 che si fanno alle Olimpiadi. Se scatto una foto, vedete, sta arrivando l'atleta con la maglia gialla, probabilmente brasiliano, quest'altro americano. Una foto, no? Al photo finish. Quando scatto una foto, che cosa vedo, ragazze e ragazzi? Vedo la posizione. Ma in questo momento, cioè quindi mentre sto appunto guardando la posizione, riesco a dire con che velocità si muovono? Eh no, perché ho fermato l'immagine in un preciso istante, ok? Cioè io posso dire che l'atleta con la maglia gialla sta più avanti di quello di dietro, ma non posso dire qual è la velocità di ognuno. Va bene? Quindi vedete, se vedo la posizione, quindi in maniera esatta, quindi con una foto, qual è il migliore modo per vedere la posizione in un determinato istante? Scattarne una foto, quindi fare un istantaneo. Quindi se vedo la posizione, non vedo come dire, la velocità. Al contrario, mo, qui non è inutile che cerco un'altra immagine. Immaginate invece di vedere la corsa in diretta. Nel momento in cui mi concentro sul vedere la velocità, riesco a vedere l'esatta posizione? E no, non la riesco a vedere perché la posizione cambierà istante per istante. Capite? Sì, è vero che appunto poi il parallelo
o la similitudine, se vogliamo, con questo tipo di moto, non è più, diciamo, rapportabile alla fisica quantistica, perché lì abbiamo già visto che i moti sono probabilistici. Qui, bene o male, io so, insomma, che un atleta che percorre quella traiettoria, diciamo, pressappoco rettilinea, no? Che corre sulla sua, vedete, sul suo, come se, sulla sua corsia, diciamo così. Quindi qui poi, insomma, in realtà, pur vedendo la velocità, potrei anche in qualche maniera stabilire la posizione, o meglio, predire la posizione. Cioè, come dire, se tu vai a una certa velocità, tra 3 secondi ti troverai qui. Quindi in un moto deterministico, quale una corsa, sta cosa può essere fatta. Invece, ecco perché, insomma, questo parallelo è giusto per avere un'idea. Però effettivamente anche in questo caso, diciamo, se vogliamo, come accennavo prima, vedere solo la velocità è chiaro, senza calcoli, ecco, per capirci, è chiaro che non riesco in quel momento a vedere la posizione perché appunto cambia istante per istante. Vedete, quindi, diciamo, una sorta di principio di indeterminazione di Heisenberg ha riadattato, ma molto forzatamente, alla corsa, diciamo, forse. Tra i due esempi è più calzante quello del fotogramma che stiamo vedendo, perché in questo momento appunto vedo la posizione, ma non posso dire a che velocità sta andando. L'altro pure, insomma, più o meno ridama, cioè quello che vedo la velocità, ma non riesco a dire la posizione esatta, e quindi, insomma, questo è un po' la cosa. Quindi, diciamo, questa relazione. In qualche maniera questo dicevo. Quindi quella indeterminazione, vedete, va a suffragare in maniera veramente enorme quell'idea che la meccanica quantistica, che quindi la fisica delle particelle, fosse una fisica di tipo probabilistica e non deterministica, come invece era fino a quel momento immaginato per qualunque altro tipo di corpo, no? Che le particelle, vedete, hanno massa, cioè un elettrone ha una massa, però per lui non si possono applicare le leggi della fisica classica. Quindi questo un po' va a dire quel principio di indeterminazione di Heisenberg, va bene? Che, ripeto, vedete, lo ha enunciato proprio nel 27, quindi probabilmente ne avrà parlato proprio in quel congresso di Solvemo, non ricordo dagli atti, ho letto un libro, quello della Grayson, che descrive proprio la cena dei fisici quantistici, praticamente, perché poi praticamente il congresso, come era strutturato, durava tipo 3-4 giorni, diciamo, quella settimana. Poi nell'ultimo giorno, quindi quando hanno finito i lavori, sono stati ospiti, insomma, stavano a Bruxelles, dei reali del Belgio, insomma, e quindi sono stati ospiti in questa cena. Quindi è un qualcosa di veramente accaduto, e chiaramente poi nel libro della Grayson parla di, insomma, di dialoghi chiaramente inventati, non poteva, non è che ci può stare una trascrizione di ciò che si sono detti così, insomma. Però, diciamo, ecco, lì ha cercato di immaginare quali potessero essere, diciamo, i ragionamenti fatti, insomma, con comunque dei nobili, e tutto, che poi molti fisici non hanno partecipato, e qualcuno se n'è andato prima, insomma, è così, perché evidentemente aveva di meglio da fare. E quindi si sono immaginati quale potesse essere, diciamo, un ipotetico dialogo, e molto accattivante pure come dico. Va bene, questo, insomma, quanto riguardo al principio di indeterminazione di Heisenberg.